Ciao, sono Luca, responsabile export di azienda vinicola Anna Spinato ed oggi voglio farvi vedere come aprire una bottiglia di vino rosso. Abbiamo la nostra bottiglia di Malanotte, procediamo con l'apertura. Prendiamo il cavatappi, il coltellino e qui ricordiamoci sempre che la parte della capsula da tagliare sarebbe sempre quella al di sotto del cercine, questa parte qui. Molte volte le bottiglie vengono aperte qui sopra, però ricordiamoci che sarebbe più corretto aprirla qui sotto. Quindi procediamo. Vediamo se siamo stati bravi e si sfila in un colpo solo. Eccola qui, siamo stati bravi. Ora prendiamo il verme e lo inseriamo all'interno del tappo. Il consiglio è quello di infilare il verme per intero all'interno del tappo, così da evitare che il tappo possa rompersi a metà e quindi sfilarne metà mentre l'altro pezzo resta nel collo della bottiglia, che è il terrore di ogni persona. Quindi procediamo fino in fondo. Sfiliamo il tappo. Quando manca poco, rallentiamo e andiamo con più calma e eccolo qui che esce. A questo punto annusiamo il tappo per vedere, cercare di capire se c'è il famoso sentore di tappo che tutti temono. Ma oggi siamo fortunati. Si vede spesso annusare qualunque tipo di tappo. Ricordiamoci sempre che i tappi raso in silicone, in plastica, quindi non possono assorbire il sentore di tappo. Quindi sostanzialmente non ha senso annusare un tappo in silicone. Questo che è un monopezzo in sughero, invece sì. Bene, ora la nostra bottiglia è aperta e il vino potrebbe essere versato. Il nostro consiglio con il Malanotte, che in questo caso è un'annata 2011, è quello di aprirlo un'ora, minimo un'ora prima del servizio e possibilmente sarebbe ancora meglio decantarlo, quindi versarlo nel decanter affinché si, in gergo tecnico si dice, si arieggi, prenda aria, in modo che riesca ad esprimere al meglio tutti i profumi e tutte le sue caratteristiche. Dopo averlo decantato o aver aspettato un'ora, il nostro Malanotte è pronto ad essere degustato.